negoziati. Vediamo un esempio clamoroso. L'esempio clamoroso è Craxi. Io non sono socialista, non sono mai stato socialista, però obiettivamente noi dobbiamo mettere in evidenza che quando c'era Craxi, lui si preoccupò di difendere la categoria dei lavoratori con la scala mobile. La scala mobile che cosa significava? Significava che se aumentava l'inflazione, la parte del potere d'acquisto che era persa dal salario doveva essere reintegrata, perché sosteneva Craxi, giustamente, che i diritti dei lavoratori vanno rispettati. Ora, quando è che Craxi è stato licenziato? Perché tutti i politici oggi, e noi l'abbiamo dimostrato, fanno politica con la disponibilità di soldi che hanno in prestito dai padroni, e i padroni sono i vertici delle banche centrali. Chi comanda? È ovvio che non è il segretario politico, ma chi lo paga? Chi comanda nel campo governativo ormai da quando è nata la moneta nominale è il governatore della Banca Centrale. Noi abbiamo